lui non lo sa, ma insomma io nel 2002 quando i gomboniani andavano in giro e facevano la carovana della pace, non so se ti ricordi, erano altri tempi, c'era molta di gente che interveniva, io ero nel pubblico a Bologna e lì appunto sentì Giulietto e altri, per cui Rita Borsellino che mi fece commuovere moltissimo, e c'era appunto anche Alex Zanotelli, scoprì che era il direttore responsabile del Mosaico di Pace, che è la rivista di Pax Christi, e decise di entrare, siccome fra comunisti e cattolici ero sempre cattolico, quindi ho scelto la parte che più mi era vicina. E qui colgo l'occasione anche per ricordare la terza persona fondamentale della mia presenza qui, che ovviamente è Alex Zanotelli, che è uno dei promotori del coordinamento del governo NATO, e che appunto fa parte di Pax Christi. Qui lo dico immodestamente, all'interno del movimento forse se non lo promuovo più di lui questa idea di uscire dal NATO, sicuramente sono il secondo, anzi non dico che sì, diciamo che sicuramente il secondo sono. Quindi la prima premessa che voglio fare è che il mio intervento non sarà assolutamente sui temi cos'è la NATO, cosa vuole la NATO, perché uscire dalla NATO. Perché qui abbiamo due ovviamente esperti, l'ho detto già parlato, Mario parlerà dopo, ovviamente sapete il livello di competenza di Mario De Nucci, non potevo mettere a parlare di queste cose. Sottolineo soltanto appunto che io sono, direi, totale accordo con quello che ha detto Giulietto, e anche se non l'ho ancora sentito, sono sicuramente totale accordo con quello che dirà Mario. Aspetto. No, ma io mi fido abbastanza. Visto che ci si cambiano sempre di mucinelli, insomma, intanto. E quindi abbiamo una doppia, una personalità quasi coincidente. E poi faccio un'altra premessa, l'ha appena citato prima Luigi, io stanotte non ho dormito, ho preso un autobus alle 1 di notte da Gerusalemme, sono andato all'aeroporto di Tel Aviv e sono arrivato stamattina. Devo dire, stranamente non mi sento particolarmente stanco, però per evitare problemi, in questi giorni mi sono un po' scritto alcune cose, e quindi se mi mandate a leggere sotto, non è una mia abitudine, però oggi devo farlo perché per seguire il filo logico di quello che voglio riportare. Quindi fino a pochi giorni fa ero in Palestina, sono stato a Hebron, sono stato ai giorni successivi, avete sentito sicuramente nell'episodio del soldato che ha finito con un colpo alla testa, un palestinese della città di Hebron, era laggiù sabato scorso quando si stava svolgendo il funerale di uno dei due giovani uccisi. Ho avuto modo di vedere la situazione di Hebron, che forse qualcuno di voi sarà stato, insomma, Hebron, io in passato avevo scritto un piccolo articolo che ho pubblicato su Pax Christi, sul nostro sito, che si diventava, io sono leggenda, perché nel camminare, se avete visto il film, io sono leggenda, perché il film con Charlton Heston poi è stato fatto una cosa successiva, in cui lui si muoveva in questa città che era deserta, e poi dopo scopriva che in realtà dentro le case ci stavano delle persone, e che erano ci sono i palestinesi che vivono asserragliati per non essere spostati dal centro, oppure sono i coloni che vivono lì perché sono stati lì e si stanno piano allargando e occupando la città. Sono stato a Gerusalemme anche domenica scorsa, il giorno di Pasqua, e devo dire che sono stato già altre volte a Pasqua, è stata veramente un'esperienza devastante vedere il livello di militarizzazione della città vecchia, vedere i bodyguard che scortano due bambini in colonia, oppure la signora con il passeggino, che si guardano intorno come se fossero su un teatro di guerra, veramente una cosa che il giorno di Pasqua mi ha veramente fatto pensare, io qui non ci vado più, quindi ho telefonato a casa e ho detto in Palestina è il caso che smetta, che va a perdere le scarpe al chiodo. E sono 10 anni che vado là appunto con la campagna Ponti non muri di Pax Christi, vado là per informarmi, per vedere il livello della situazione, come evolve, in realtà come evolve l'occupazione israeliana. Poi mentre ero là ho sentito che c'era anche un posto con un paesano che ha giunto 3 giorni, ma sembra che sia venuto per studiare altre cose, la sicurezza. Comunque non l'ho incontrato. In realtà poi ho incontrato Marrazzo, che forse vi ricordate, incontrate Marrazzo, il giornalista, poi presidente della Regione Lazio, ho incontrato proprio alla natività sorridente che stava mostrando la natività, le varie cose. Mi è venuto in mente
un episodio il 26 dicembre quando ascoltavo Radio 3 e in un servizio di Marrazzo lui in maniera implicita ha accostato gli sgozzamenti di Daesh con una ragazza che si era scagliata con un soldato con un coltello che ovviamente era stata uccisa, perché immaginate voi il livello di imbottiture che hanno per pescare figli, cioè, quindi ero lì per dirgli qualcosa, che ero quasi per sputarmi, siccome ero in chiesa, quindi tutto sommato ho sempre un certo livello di cristianità e di tolleranza, mi sono astenuto. E nonostante tutto quello che potete pensare, il silenzio che si sia su quello, credo che la Palestina sia un punto importante per capire quello che succede in Medio Oriente. Ogni volta che vado là apprendo sempre qualcosa di nuovo. Faccio alcuni esempi. Per esempio a Ramallah in questi giorni stanno cercando di raccogliere con l'appoggio anche di Fatah, insomma, tutto quello che potete pensare di Fatah, ma insomma, con anche altri donatori americani, originari di Ramallah, che donano per far sì che gli iracheni cristiani che sono in Giordania in questo momento possano restare lì e non debbano lasciare la loro casa. Cioè, questo, non so se avete saputo, il mese scorso è venuto qui anche il vescovo di Bene Spesso, Guantunio, il vescovo Sacro, vengono qui in Toscana dall'Iraq e ricordano sempre l'importanza per loro di rimanere laggiù, come è la stessa importanza per i palestinesi di rimanere là nonostante tutto quello che succede. Ma altra cosa che ho scoperto che mi ha veramente sorpreso, a volte nonostante il livello dei politici che sapete è veramente corrotto, divisioni, interessi personali fra Fatah, Hamas, eccetera, eccetera, al momento di questi dettagli, mi ha sorpreso scoprire che gli studenti dei superiori fossero al corrente del progetto, che forse voi sapete, insomma, ci fu un progetto di costruire un gasdotto dal Qatar che doveva passare nella Siria e finire in Turchia, che secondo il figlio di Robert Kennedy, in un articolo, potrebbe essere addirittura sicuramente una delle cause del motivo per cui la Siria deve essere smembrata, comunque non deve essere più quella che era prima. E Assad se ne deve andare. Ricordo anche un altro esempio, ritornando sulla Siria, mi ero laggiù 3 o 4 anni fa quando stavano proprio scoppiando questa forma di guerra civile che si stava trasformando in qualcos'altro. Mi ricordo parlare con un prete di Nablus che mi disse: sai, sono dovuto andare in Siria e a ogni checkpoint c'era una persona che parlava, addirittura alcuni non parlavano neanche arabo, alcuni parlavano arabo diverso, cioè non sono siriani quelli che fanno parte di questo esercito di liberazione. In realtà c'è gente che viene da ovunque, insomma, io rimasi un po' sorpreso di questo. Quindi a volte andare in Palestina si impara sempre qualcosa di nuovo anche riguardo ad altri aspetti. Riguardo il mio intervento invece volevo concentrarmi su quello che incidentalmente ha detto Giulietto, cioè, come mai lanciato l'appello 100.000 persone non hanno firmato? Cioè cosa succede all'opinione pubblica italiana? E volevo un attimino accentrarmi su questo aspetto. E vorrei per fare questo ricordare un grande intellettuale palestinese dal nome Edouard Said, che forse molti di voi conoscono, fra l'altro cittadino americano, perché ha vissuto gran parte della sua vita laggiù, ha lasciato Gerusalemme e ha vissuto là. Lui ha scritto un libro dal titolo Orientalismo, un testo fondamentale. Ora io qui non voglio stare qui a farvi credere che l'ho letto.